Te la conosce la Boschi? Io la conosco, sì. Sta laggiù. Ma sua mamma è Boschi? Era, ora è morta. Ah, ma è parente? Ah. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. Non si può capire Renzi senza la provincia. Non si può capire Renzi senza Rignano sull'Arno, Fontassieve, Montelupo Fiorentino e la Terina, dove sono in questo momento, cioè Boschilandia. Nell'ottobre 2013 Mariana Boschi è una deputata semplice del PD, ancorché membro autorevole del Giglio Magico. Sale sul palco della Leopolda, ai piedi ha un paio di scarpe leopardate e conquista il pubblico. Un cambio di prospettiva non da poco, cioè la Bersani voleva smacchiare il giaguaro, lei invece il leopardo preferisce direttamente indossarlo, a mo' di scalpo. Diventa una rock star, tutti i giornali la vogliono, le TV la vogliono, lei va in televisione, fa interviste, diventa il volto mediatico del renzismo. Nasce anche però qualche malumore, qualche mal di pancia, qualche invidia, qualche gelosia. Per esempio nasce la corrente dei lottiani, seguaci di Lotti, dove la chiamano la statista. Un po' presa di giro naturalmente, no? Magari sembra Churchill, invece ancora Churchill non è. È un fiore nato ora. Certo. Comincia un lungo percorso, non troppo lungo in realtà, perché la politica vive dimensioni brevi, specie oggi, che la porta a essere ministro delle riforme. Un ruolo essenziale, c'è un referendum costituzionale forte che ha la sua firma, la sua impronta, i suoi occhi, le sue gotine. Lei che vota? Io voto per la Boschi. Ah, lei vota proprio per la Boschi, cioè non sì o no, ma per la Boschi. Io voto per la Boschi. È un crescendo. Maria Elena studia da segretaria, studia da premier, studia da leader, insomma, dicono i giornali che raccontano le sue vacanze ganze, giovani a Formentera, in Versilia, e i paparazzi si scatenano per farle una foto in costume da bagno. Le vacanze rock di Formentera però sono già un ricordo, perché quest'estate Maria Elena è andata in Alto Adige insieme alla nipotina. Vedeste quanto è bella, dice lei, e il cambio di prospettiva anche qui, come per il giaguaro e il leopardo, è notevole, perché Maria Elena passa da essere l'aspirante fidanzata d'Italia, aspirante perché è alla ricerca di un fidanzato, ci raccontano i giornali e non lo trova, a zia d'Italia. Questa maggiore gravità è legata anche ad alcuni rovesci bancari. Che cosa succede? Succede che ci sono dei guai, i guai di Banca Etruria, che riguardano Babbo Boschi, Pierluigi, e diciamo così, hanno avuto probabilmente un impatto, diciamo, non positivo sulla campagna elettorale referendaria, come dimostrano anche i sondaggi. Qualcuno ci ha rimesso diversi sociali? Lei no. Per... Io per fortuna no, ma... Una domanda. Fra poi se Monte dei Paschi sarà uguale. C'è anche la banca di Monte dei Paschi. Raccontano che quando era nel CDA di Banca Etruria, Babbo Boschi parlasse molto poco e non si è capito, raccontano i presenti, se fosse perché di economia non ci capisce nulla e quindi voleva evitare di dire delle bischerate, o se perché è una persona riservata. Noi prendiamo per buona la via di mezzo, nel senso che probabilmente non ci capisce molto di banca, ma è anche una persona riservata. A proteggere Maria Elena dalla ferina c'è la famiglia, ci sono i fratelli, c'è Emanuele che lavorava a Banca Etruria, c'è Pier Francesco, l'ingegnere che lavora in una cooperativa, oggi, e c'è anche lei, mamma Stefania Gresti, detta la faraona. Ma questa di mamma Boschi, detta la faraona, è lei un'altra storia. Allora sai che? E ve la racconto un'altra volta.